Io sono dell'avviso, noi abbiamo varie strutture alberghiere, quindi su ogni struttura alberghiere tra Puglia e Basilicata noi siamo convinti che il tutto debba crearsi un sistema. Quindi un solo albergo o una sola struttura fino a se stesso non serve a nulla. Quindi ben vengano le possibilità di incrementare prima di tutto i posti letto. Spazi come questi che possono sempre essere degli spazi dedicati a quell'intrattenimento, a quel motivo, ecco, ai fini marketing. Noi cosa abbiamo nel turismo? Parlo di turismo perché ormai è la mia vita. Le motivazioni d'acquisto della Puglia, perché un turista deve venire in Puglia? Sicuramente un bellissimo mare, abbiamo centinaia di chilometri di costa, sicuramente le bellezze del territorio a cui abbiamo saputo abbinare bene tutte le nostre tradizioni, quindi siamo stati molto bravi, e poi c'è lo spirito d'accoglienza. Però se a questi aggiungiamo la capacità dell'attrattività, dell'attrazione con eventi, con possibilità di creare contenitore dove poter fare gli eventi. Ecco, dicevo prima con qualcuno dei colleghi, sicuramente quello che manca su Monopoli o comunque un po' su tutta la Puglia sono dei contenitori importanti anche dove poter fare degli eventi, dei meeting, possibilità di intrattenimento anche per i più piccini, che ne so, il museo dei bambini. Insomma, creare tutte quelle motivazioni, ma che abbiano di base un elemento importante, che è quello della gestione. Perché prima di tutto fare eventi, spendere soldi pubblici è altrettanto, se non più importante, che spendere i soldi privati, ma nel contempo avere la certezza che reggono questi investimenti, quindi devono reggere dal punto di vista dei business plan, che immagino si stiano già, qualcuno si sta adoperando a pensarli. Quindi definire il prodotto, i vari prodotti, perché qui c'è un bellissimo, io non conoscevo questi spazi al centro di Monopoli, praticamente a pochi passi dalla stazione, a pochi passi dal centro. È un contenitore dove qualcuno deve pensare di creare il contenuto. Quindi questo contenuto, che è chiaro, oggi stiamo apprendendo con piacere di questa esistenza, dalla volontà del comune di Monopoli, ovviamente di tutti gli enti territoriali, di voler attivare questi contenitori, però è anche vero che bisogna aver modo di riflettere, pensare bene e anche, perché no, perché poi alla fine poter immaginare anche di scopiazzare le idee di altri paesi internazionali, dalla Spagna, che sono sicuramente maestri, in altre zone d'Italia dove già si sono realizzate delle cose interessanti in contenitori recuperati. So che sicuramente a Milano, Torino, nelle varie città, vecchie fabbriche che sono state riattivate, dove creano eventi, set cinematografici, quindi le idee possono essere tante. Buttarle qui così, possiamo solo buttarle, ma bisogna ragionarli, metterli in piedi. La cosa che consiglio a chiunque, ovviamente sono sicuro che non ci sarà bisogno del mio consiglio, è di ponderarle bene, prima le idee, poi vedere se queste idee reggono, ma soprattutto tutte le idee devono essere trasformate in business. In business che debbono reggere, non per forza bisogna fare utili, ma quantomeno che non iniziano a creare quel buco sia per le casse del pubblico che del privato, che poi si trasformano in abbandono. Ecco, l'unica raccomandazione che mi sento di fare, io ovviamente ho già espresso al sindaco la mia totale disponibilità a poter dare un contributo di idee, a poter dare un contributo fattivo. Noi abbiamo la struttura più importante, penso a Monopoli, che è Torre Cintola, che grazie al cielo leggevo i dati qui e con piacere vedo da quando abbiamo riattivato Torre Cintola sono esplosi i dati delle presenze sia italiane che straniere. Questo ovviamente è un grande motivo di soddisfazione, facendo le cose fatte bene sia nella ristrutturazione che nella gestione. Approfitto per fare i complimenti anche, io non sono di Monopoli, io sono di Noci, ma devo dire che è un grande piacere. Ho trovato qui il clima ideale per gli imprenditori, nel rispetto delle regole, di potersi attivare e fare le cose utili per la comunità, perché è chiaro che sappiamo tutti, non lo dobbiamo ricordare ogni volta, anche l'imprenditore privato che ha un suo obiettivo, una sua finalità, che è quella appunto di creare business, alla fine comunque fa anche un'opera collettiva, perché noi diamo lavoro a tante persone, distribuiamo sul territorio il reddito e comunque facciamo arrivare centinaia di migliaia di persone, quindi può essere solo un momento di grande soddisfazione di tutti. Quindi niente, le idee possono essere tante, ben vengono tutti questi progetti, l'importante è che abbiano
la capacità di essere consolidate anche nella loro redditività. Questa è la raccomandazione che faccio a tutti.